Ciao a tutti, oggi inauguro una nuova serie di tutorial, tutorial sempre dedicati ad After Effects ma che di volta in volta affronteranno argomenti diversi. In particolare oggi vi faccio vedere come usare un paio di script di mia creazione chiamati effetto molla e effetto molla pro. Sono queste due palette che vedete qui. Queste due palette le potete scaricare direttamente dalla pagina dove trovate questo video e una volta scaricate vi faccio vedere come installarle. Una volta scaricate le vedete così, aprite lo zip, prendete 1 e 12, questi sono i due script e li andate a mettere nella cartella script.wipanels che sta all'interno della cartella scripts all'interno della cartella di After Effects. Quindi li prendete e li trascinate qui dentro. Io li ho già. Sono degli script, esattamente come lo script Move Anchor Point che già abbiamo visto nei tutorial del corso di After Effects. Bene, torniamo in After Effects. Una volta che li avete installate nella cartella Script UI Panels, riavviate After Effects le trovate queste due palette nel menu window esattamente in questa parte bassa del menu per aprirle basta attivarle quindi effetto molla questa è una e l'altra effetto molla pro bene e siccome queste due sono delle palette le possiamo andare a incastrare dove vogliamo nell'interfaccia oggi magari le incastriamo anziché qui sulla destra qui sulla sinistra quindi le trascino qui a fianco alla finestra di project lascio andare e si incastra qui poi prendo anche l'altra e la vado a inserire sotto la prima bene teniamole qua vediamo come funzionano la composizione l'ho già preparata l'ho intitolata effetto molla eccola qua prendiamo un disegno questo qui lo riduco e faccio un'animazione sulla scala vado nella timeline seleziono pacco regalo clicco il tasto s per evidenziare la proprietà scala voglio che al tempo 0 abbia scala 0 do il valore 0 invio e accendo l'orologio ok in modo che qui parte l'animazione mezzo secondo dopo aumento la grandezza e la fisso più o meno grande così ok Faccio partire la preview e questa è un'animazione semplicissima. Okay. Ora adesso vediamo come far funzionare questo script effetto molla, quello semplice, diciamo così. Funziona così. Devo selezionare la proprietà scala, quindi evidenziare scale, cliccarci proprio sopra. Ripeto, non basta selezionare il livello, no, proprio la proprietà sulla quale voglio applicare l'effetto molla. Quindi seleziono scale e non devo fare nient'altro che cliccare il bottone applica effetto molla della palette effetto molla. Ora, la prima cosa che si nota nella timeline è che i valori della proprietà che prima avevano un colore azzurro ora sono diventati rossi. Questo significa che è stata aggiunta una espressione all'interno della proprietà scala. Un'espressione è una serie di istruzioni scritte in JavaScript in modo tale che alterano il comportamento dell'animazione sulla scala. Ma noi non ci dobbiamo preoccupare di questa cosa qui. L'importante per noi è il risultato finale. Lanciamo la preview e vediamo cosa succede. Quando ho finito l'ingrandimento, l'animazione non si ferma istantaneamente, ma prosegue un po' come se avesse una molla incorporata. Okay? Noi possiamo naturalmente avvicinare i keyframe per rendere più rapida l'animazione sulla scala e di conseguenza vedremo che quell'effetto molla è più intenso, dura un po' di più, perché l'effetto molla sfrutta la velocità dell'animazione, più l'animazione è veloce e più l'effetto molla è intenso. Se invece allontano i keyframe, cioè rendo ancora più lenta l'animazione, vedrete che l'effetto molla sarà appena percettibile. Per cui tutto dipende dalla velocità dell'animazione. Se usiamo l'effetto molla semplice non possiamo intervenire sull'elasticità della molla. Ok, nel caso non volessi più questa espressione, questa automazione applicata alla scala, per disattivarla si fa così: si clicca sull'orologio della proprietà con il tasto ALT attivo. Quindi premo ALT e clicco sull'orologio. Vedete che i numeri sono tornati azzurri, il che significa che l'espressione è stata eliminata dalla proprietà scala e quindi è tornato tutto come prima. Non c'è più quell'effetto molla. Altra cosa che devo dirvi è questa. Riaplico ancora l'effetto molla. Quindi clicco sul bottone effetto molla. C'è di nuovo la molla. Bene. Se però io avessi messo easy is sul secondo keyframe, su quello finale, quindi se seleziono il keyframe finale F9, lo ammorbidisco, che succede? Che la velocità in questo keyframe è 0, perché c'è il rallentamento finale. Quando c'è una velocità 0, non c'è effetto molla. Vi faccio notare con la preview, guardate. C'è l'easy, il rallentamento finale: e anche se c'è applicato l'effetto molla, l'espressione effetto molla, comunque non si vede nulla perché nel keyframe finale non c'è velocità da sfruttare per fare appunto quell'effetto molla. Quindi adesso faccio tornare questo keyframe normale cliccandoci sopra con il tasto control, Quindi il keyframe è tornato lineare, si dice. Faccio ripartire la preview. E adesso si. Sì vediamo di nuovo il rimbalzo finale. Bene, adesso di nuovo disattivo questa funzione, questo effetto molla cliccando col tasto Alt sull'orologio. Bene, perché adesso voglio farvi vedere come è possibile modificare il comportamento di questo effetto molla grazie all'effetto molla Pro. Per applicarlo si applica allo stesso modo, cioè seleziono la proprietà scala, clicco su Applica effetto molla della palette effetto molla Pro, di nuovo vedo che i numeri sono rossi, quindi ha preso l'espressione, faccio una preview per vedere com'è, prendo un pochino più veloce l'animazione. Ecco, ora, siccome i numeri che sono stati impostati 3, 5, 1, in questa espressione sono esattamente quelli dell'effetto molla normale il risultato finale è uguale e allora vediamo cosa succede se modifico questi valori qua allora comincio col dirvi che la proprietà ampiezza che equivale a 1 non la tocchiamo se la modifichiamo rispetto a 1 abbiamo sempre un comportamento poco naturale per cui vi consiglio di non cambiare questo valore Piuttosto cambiamo i primi due, la frequenza e lo smorzamento. Incominciamo dallo smorzamento, che forse è più facile capire cosa significa. Lo smorzamento è un po' come un freno a questo effetto qua. Ora, se io diminuisco lo smorzamento, vedrò che l'effetto molla durerà di più. Quindi proviamo a mettere un valore più basso, tipo 2. Cambiando il valore qua. Attenzione, che non viene automaticamente cambiato qui nella timeline, ma devo riapplicarlo di nuovo. Quindi seleziono la proprietà scala e lo riapplico di nuovo. Applica effetto molla. Adesso l'effetto molla funziona con le valori 3, 2, 1 anziché 3, 5, 1. Facciamo una preview. Notate che rimbalza avanti e indietro con la velocità che aveva prima, però dura di più. Se invece mettiamo un valore più alto di 5, facciamo 10, e poi riapplico di nuovo, succederà che il rimbalzo durerà pochissimo. Vedete? Rimbalza appena appena uno o due volte e si arresta subito. Quindi più alto è lo smorzamento e meno dura il rimbalzo avanti e indietro. E più lo abbasso e più dura nel tempo. Fermo la frequenza invece è il numero di volte che rimbalza avanti e indietro in un secondo. Al momento è impostato 3. Proviamo innanzitutto a rimettere 5 come valore di smorzamento e proviamo a aumentare questo valore frequenza, lo mettiamo a facciamo il doppio, 6, e di nuovo. Siccome ho cambiato i valori, devo riapplicare col bottone applica. Clicco. Notate che sembra vibrare di più perché in un secondo rimbalza avanti e indietro 6 volte anziché 3 come era prima. Se invece lo abbasso questo valore e metto 1 magari, rimbalzerà avanti e indietro una volta in un secondo. Quindi applico di nuovo, vediamo che succede. Quindi rimbalza più lentamente e non dura neanche tanto perché lo smorzamento è 5. A questo punto potrei fare altre prove, per esempio frequenza 1 rimbalza lentamente e poi gli abbasso anche lo smorzamento. Metto lo smorzamento a 1, quindi dovrebbe durare di più, ma rimbalzando lentamente. Proviamo a vedere, applica effetto molla, ok, dura di più ed è più ampio e più lento. Devo anche allungare un poco la preview perché due secondi non bastano. Okay, quindi, a seconda della combinazione che io do dei valori di frequenza e di smorzamento, il comportamento dell'effetto molla cambia. Bene, questo era un esempio applicato alla proprietà scala, ma io potrei applicarlo anche ad altre proprietà. Facciamo subito una prova sulla proprietà position. Allora, innanzitutto disattivo lo script, l'espressione dalla scala, quindi tasto Alt, la spengo. Poi spengo anche l'orologio della scala per eliminare i keyframe. Adesso faccio un'animazione sulla posizione, riduco un po' il pacco. Quindi devo lavorare sulla posizione, clicco il tasto P. Voglio che al tempo 0 il pacco si trovi fuori in alto. Accendo l'orologio per fissare la posizione di partenza e qualche frame dopo voglio che il pacco si trovi sì, più o meno al centro dell'inquadratura. Questa è l'animazione semplice. Attivo per cominciare l'effetto molla normale, quindi seleziono la proprietà Position nella timeline, applico l'effetto molla alla proprietà e accorcio forse un po' la preview. Faccio partire la preview. È esattamente quello che succedeva sulla scala succede anche sulla posizione, cioè il pacco una volta arrivato a destinazione prosegue avanti e indietro ancora un po' di volte finché non si arresta. E tutto dipende dalla velocità che ha in arrivo. Se avvicino i keyframe, quindi il pacco arriverà più velocemente, rimbalzerà di più. Se allontano i keyframe Rimbalzerà di meno. E se voglio modificare il modo di rimbalzare, cioè più elastico, più rigido, più lento, devo allora usare lo script effetto molla Pro con dei valori su frequenze e smorzamento diversi da 3 e 5. In questo caso magari potrei fare, che ne so, quando arriva, prosegue, poi torna indietro e si arresta subito, il che significa che voglio che abbia una frequenza bassa, quindi lentamente deve rimbalzare avanti e indietro, tipo 1 può andare bene, però voglio che si fermi praticamente subito e non prosegua lentamente avanti e indietro, quindi devo aumentare lo smorzamento, devo frenarlo, il che significa che magari proviamo con un valore alto, 10. Quindi seleziono Position, applico effetto Molla, vediamo il risultato, qual è? Ok. Riesce praticamente a fare solo un rimbalzo indietro, perché poi lo smorzamento di 10 annulla tutto. Se volessi farlo ancora più lento e quindi più morbido, il rimbalzo indietro, potrei abbassare ulteriormente il valore della frequenza. Ecco. Qui bisogna stare attenti, quando si mettono numeri più piccoli di 1, cioè 0 non bisogna scrivere 0 ma 0 punto. Quindi se volessi una cosa più lenta tipo 0,8 magari, dovrei scrivere qui in frequenza 0 punto e non virgola 8. Poi applico effetto molla e dovremmo vedere che ha un rimbalzo più lungo e morbido prima di assestarsi. Bene. Facciamo un'ultima prova anche sulla proprietà rotation, magari su un altro elemento. Quindi elimino dalla timeline pacco regale, lo seleziono, lo elimino. Aggiungo questo disegno, una campana. Voglio farla oscillare come se fosse appesa al gancio. Quindi devo mettere innanzitutto l'anchor point lì dove c'è il gancio. Ma non essendo. Questa posizione, una delle posizioni chiave, non è un angolo, non è il centro, devo prendere lo strumento Anchor Point, quindi vado lassù in cima negli strumenti, prendo lo strumento Anchor Point, sposto l'Anchor Point più o meno lì dove immagino che la campana sia agganciata. Nella timeline clicco il tasto R, attivo la proprietà Rotation e voglio che al tempo 0 la campana parta con questa inclinazione dall'alto. Accendo l'orologio e dopo mezzo secondo circa la campana voglio che si fermi qua. E siccome non voglio vedere la campana già grande che ruota verso il basso, magari faccio un'animazione anche sulla scala. Quindi clicco Shift S per evidenziare anche la proprietà scale. Voglio che all'inizio... 0, la scala sia grande 0. Accendo l'orologio e quando finisce la rotazione, cioè in questo momento qua, go to keyframe time per allinearmi col keyframe finale della rotation, voglio che qui sia grande più o meno così. Bene, ora io voglio che terminata l'animazione. La campana oscilla ancora un po' avanti e indietro, quindi devo attivare questo effetto molla soltanto alla proprietà rotation. Quindi attivo la proprietà rotation nella timeline e incominciamo con l'effetto molla normale. Applico effetto molla, vediamo qual è il risultato, se può bastare. È un po' limitato l'effetto molla normale in questo caso perché io vorrei vedere l'oscillazione della campana un po' più ampia e che duri anche un po' di più nel tempo prima di assestarsi. Quindi in questo caso devo usare l'effetto molla Pro e metto i valori di frequenza più bassi di 3 che sono lo standard. Quindi sì, proviamo a lasciare 0.8 che è un valore basso che mi dà un rimbalzo bello ampio. Ma lo smorzamento 10, però in questo caso mi bloccherebbe immediatamente la campana. Andrebbe avanti una volta e poi si assesterebbe subito. Quindi devo abbassare e anche di parecchio questo valore qua. Eh, proviamo con un valore molto basso, tipo 1, e applico. Vediamo che succede, se può bastare. La preview è troppo breve. Devo allungarla, magari facciamo 3 o 4 secondi. Sì, così potrebbe andare bene. Sì, molto bene. Quindi anche per oggi è tutto. Ciao e ci vediamo alla prossima.